Torna a riunirsi il Consiglio regionale qui a Firenze dopo questa importante tornata elettorale per le europee e per le comunali. Ma cosa è cambiato in pratica qui? Ci sarà un nuovo parlamentare europeo, Francesco Torselli, l'ufficializzazione avverrà tra qualche giorno. E c'è già un nuovo sindaco, Ilaria Bugetti a Prato. Quest'ultima è stata sostituita in consiglio da Nicola Ciolini, primo dei non eletti nel suo collegio. Si avvicina il periodo più caldo dell'anno, sulle nostre isole si moltiplicano i turisti. Qui a Firenze tornano in discussione i criteri per il nuovo bando di trasporto marittimo. Il Consiglio alla fine trova l'unità su un solo documento. C'è molta attesa per il nuovo piano delle cave e dunque per l'attività estrattiva in Toscana. Ci sono qui due comunicazioni della Giunta, una riguarda proprio la possibilità di aumentare il prelievo. Non sarà possibile però, secondo una risoluzione approvata, nel settore lapideo, in particolare nel bacino Apuo-Versiliese. Il Consiglio regionale esprime una valutazione positiva sull'operato del garante per i detenuti e su quello della garante per l'infanzia e l'adolescenza. Non mancano certo i distinguo, ma prevalgono gli apprezzamenti. Sono tantissime le iniziative di cui abbiamo parlato in questi giorni nei telegiornali che qui hanno trovato spazio: di arte, cultura, buon cibo, sport, tradizione, musica. L'8 e il 9 giugno ci sono state le elezioni del Parlamento europeo di più di 180 sindaci e consigli comunali nella nostra regione. Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d'Italia, ce l'ha fatta, la rinuncia di Giorgia Meloni l'ha favorito e tra qualche settimana si trasferirà a Bruxelles e Strasburgo. Ilaria Bugetti, neo sindaca di Prato, invece il posto nel gruppo del PD l'ha già lasciato a Nicola Ciolini, che era stato consigliere ed era il primo dei non eletti nel collegio pratese. Queste sono le novità della tornata elettorale, dopo la quale è cresciuta anche la presenza delle donne nelle istituzioni. Oggi nella nostra regione ci sono 57 donne sindaco. Un salto in avanti, se ne è parlato a margine di un'iniziativa di Federmanager e Manager Italia, Woman on Board, l'iniziativa nata per favorire l'accesso delle donne nei consigli di amministrazione di imprese pubbliche e private attraverso un percorso formativo. Qui in particolare c'è stata la consegna degli attestati a coloro che vi hanno partecipato. I risultati delle elezioni ci dicono che qualcosa è cambiato, ma c'è ancora molta strada da fare per la parità di genere ai vertici dei comuni. Sì, è vero, queste elezioni però ci raccontano che le donne in particolare hanno fatto delle vittorie eccezionali, addirittura al primo turno e inaspettate, quindi le cose sono cambiate rispetto alle scorse amministrative. Ci sono più donne, 8 donne rispetto a 2 sindache di capoluoghi, e in particolare ricordiamo la nostra Sara Funaro di Firenze, quindi le cose stanno cambiando. Ci vuole tempo, ma il percorso è quello giusto ormai. Adesso ci sono anche molte più donne sindaco in Toscana, non basta, ma è un passo avanti. No, non basta mai, nel senso che dobbiamo lavorare davvero per arrivare a quella parità, che sia una parità nei livelli apicali, che sia una parità nella retribuzione, ancora oggi non è così, però sapere che la sindaca del comune più grande della Toscana si chiama Sara Funaro, la sindaca del secondo comune della Toscana di Prato si chiama Ilaria Bugetti, mi dice che la strada abbiamo intrapreso è quella giusta. Isole e cave sono due argomenti importantissimi per la nostra regione che vengono affrontati nel lungo dibattito qui in Consiglio regionale. Vediamo le decisioni, partendo proprio dalla necessità di garantire collegamenti di qualità ed efficienti con le nostre isole. Il contratto attuale con Toremar scadrà a dicembre. L'assessore spiega in aula che il percorso per il nuovo bando è già cominciato. C'è stato il confronto con il territorio, con sindaci, assessori dell'arcipelago, con l'autorità di sistema portuale, con le associazioni datoriali e i sindacati, con gli utenti stessi. C'è però disomogeneità tra le linee. La tratta Piombino-Portoferraio infatti interessa anche senza corrispettivo pubblico, mentre non c'è interesse per le altre tratte per l'ambito di Capraia e Giglio. Il Consiglio, dopo il dibattito, vota un documento unitario. Sono 25 i sì, quelli dei consiglieri di PD, Italia Viva, Fratelli d'Italia e Lega. Nel dibattito erano emerse diverse preoccupazioni e sensibilità. Abbiamo introdotto sostanzialmente due questioni. La prima, il tema della gestione della tratta Campiglia-Piombino. Da valutare l'ipotesi dell'inserimento nel bando per una gestione anche della tratta ferroviaria da parte dell'eventuale
vincitore della gara per il trasporto marittimo. Il secondo tema è quello della modernizzazione della flotta in termini ecologici, per essere coerenti con gli investimenti che l'autorità portuale sta compiendo utilizzando le risorse del fondo complementare al PNRR per l'elettrificazione delle banchine. Questo accade a Livorno, a Piombino, a Portoferraio. Quindi anche sulle tratte passeggeri sarebbe importante che si contemplasse l'ipotesi di adeguare la flotta per l'utilizzo di queste banchine elettrificate e quindi ricaricare le navi e gli impianti di bordo a motori spenti. Anche il portavoce dell'opposizione è intervenuto e ha sottolineato un aspetto importante a suo giudizio della questione. Siamo fortemente preoccupati innanzitutto per la questione dei lavoratori, dei marittimi, che chiaramente in un eventuale cambio di gestore si troverebbero probabilmente anche in una sorta di esubero di personale, e non basta solo una clausola sociale che possa garantire i diritti di questi lavoratori, delle loro famiglie. Il secondo punto è che noi lo abbiamo sempre detto, in questi anni non è pensabile che si possa pensare ad uno spacchettamento delle tratte e delle linee, e serve invece un lotto unico che garantisca anche il finanziamento per la continuità territoriale di tutte le linee. E poche ore dopo le segreterie di Filt CGL, Fit CISL e Will Trasporti hanno annunciato lo stato di agitazione dei lavoratori Toremar, preoccupati del futuro dei 260 dipendenti se davvero la società non parteciperà al nuovo bando di gara per la continuità territoriale. Una vicenda che seguiamo ogni giorno ormai da tempo nei nostri TG e continueremo sicuramente a farlo. Il piano delle cave prevede una soglia di produzione sostenibile. Da alcuni comuni e da alcune società però sono arrivate le richieste di incrementare la possibilità di estrazione. Con una nuova variante la giunta ora pensa di aumentarla del 5%. Spiega l'assessore che si tratta di un incremento massimo di circa 9 milioni di metri cubi in 20 anni. Oggi ricordiamo che l'estrazione di marmo ornamentale è di quasi 48 milioni di metri cubi nelle Apuane, 14 milioni altrove. Per le costruzioni si estraggono 86,7 milioni di metri cubi, 31 milioni per le attività industriali. Dal Partito Democratico è arrivata però un'indicazione chiara, votata a maggioranza: no a deroghe, quindi no ad aumenti ai limiti di estrazione di materiale ornamentale, del marmo insomma. Perché per quello che ci risulta l'esigenza di aumento dimensionale e di utilizzo dei materiali è soprattutto legato alla esigenza dei materiali industriali, quindi le IAI, i GS, cioè tutti quei materiali che sono necessari e saranno necessari per fare soprattutto anche i lavori pubblici legati al PNRR e che sono stati molto richiesti anche dalla ripresa dell'edilizia che era legata ai bonus che purtroppo ora sono invece stati accantonati. C'è anche un'altra richiesta che esprime il capogruppo del PD. Di procedere però alla concertazione con le associazioni, con le categorie, prima di fare l'attribuzione puntuale di questo 5%, che ripeto non va a modificare i perimetri delle cave, non prevede apertura di nuove cave, altrimenti non sarebbe una variante semplificata ma sarebbe stata una variante sostanziale. Uno stop alla variante, al piano che è condiviso anche dai 5 Stelle, che infatti votano questa stessa risoluzione. Il piano cave dovrebbe distinguere le cave dove si estraggono materiali di pregio come il marmo dalle altre cave dove si estraggono materiali per la costruzione evidentemente di bassissimo pregio, soprattutto perché il materiale che viene estratto dalle cave delle Alpi Apuane negli ultimi 30 anni è aumentato a dismisura, praticamente corrispondente al materiale estratto nei 2000 anni precedenti, grazie al progresso tecnologico che vede anche impiegato una netta diminuzione di personale, tant'è che oggi ammontano circa 600 addetti sulle Alpi Apuane.
Questo vuol dire che lo sviluppo industriale di questo settore non è certo a vantaggio di un territorio, anche perché ricordo che il materiale viene esportato direttamente grezzo e non più lavorato nei dintorni di dove viene estratto. Ci sono poi altre richieste alla Giunta in vista dell'approvazione del nuovo piano che mettono senza dubbio dei paletti. Siamo convinti che l'attività edilizia in Toscana, l'attività delle infrastrutture, l'attività delle opere pubbliche meriti e necessiti un aggiornamento di un piano che già all'epoca noi avevamo contrastato in termini politici, perché ritenevamo che i riferimenti presi come punto di partenza della quantitativi dei materiali da poter scavare fosse un punto di riferimento errato. Come tale si può adeguare, si può migliorare, si può fare qualcosa di più. Chiediamo che nel farlo questo avvenga con un atto che abbiamo depositato coinvolgendo le associazioni di categoria. Noi dobbiamo coinvolgere sempre gli enti intermedi per fare in modo che ogni scelta che faccia la Regione Toscana su questi livelli venga sempre condivisa con il mondo del lavoro e delle categorie. Fermo restando l'approccio positivo che sicuramente la Lega ha nei confronti delle filiere produttive, nei confronti dei riscontri in termini economici e di posti di lavoro che certamente queste attività garantiscono, abbiamo però messo in evidenza come sia importante valorizzare il tema della partecipazione e il tema delle audizioni, perché da quello che abbiamo visto le situazioni di incremento potrebbero riguardare situazioni limitate, e quindi vorremmo capire se c'è un interesse generalizzato, in quali limiti o se tale non fosse, anche alla luce di quello che abbiamo proposto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, e cioè di rivedere il piano regionale delle cave. Un'istanza che viene condivisa anche nella sostanza da un altro documento di Fratelli d'Italia. Il consigliere Capecchi entra poi nel merito di un'altra questione ripresa in una diversa informativa dello stesso assessore, ed è quella delle due cave nel comune di Castagneto Carducci, il Romitorio e la Valle delle Dispense. Dopo un ricorso della società di gestione, prima il TAR, poi il Consiglio di Stato, si sono pronunciati contro la parte del piano che qualifica le aree in questione come giacimenti potenziali anziché come giacimenti. Questo è indicativo del fatto che probabilmente il piano cave va rivisto non soltanto nelle quantità ma anche nella qualità, cioè nelle sue valutazioni, nella sua conoscibilità del territorio. Per quanto riguarda l'idea di ampliare del 5% la possibilità di scavo del totale, si tratta quasi di 9 milioni di metri cubi, noi non siamo pregiudizialmente contrari, ma abbiamo richiesto con un apposito atto di indirizzo approvato dal Consiglio che ci sia la più ampia partecipazione possibile e quindi il coinvolgimento delle associazioni di categoria attraverso i tavoli di concertazione, delle associazioni ambientaliste comunque rappresentative del territorio insieme agli enti locali, per la ricaduta diretta che questo comparto ha naturalmente sul paesaggio e sull'ambiente, in modo particolare delle Apuane ma non solo, e infine il coinvolgimento del Consiglio regionale attraverso le commissioni competenti seconda e quarta per un'istruttoria ancora più approfondita della modifica del piano. Dopo aver discusso della sua attività nel 2023 durante i lavori della prima commissione, il Consiglio a maggioranza esprime una valutazione positiva sull'operato del garante dei detenuti Giuseppe Fanfani. Nella sua relazione ci sono numeri e indicazioni, vengono segnalati scenari e prospettive, si fa il punto anche sulle due REMS toscane, una a Empoli e l'altra a Volterra. Queste sono le strutture che accolgono i condannati con infermità o semi-infermità di mente. E qui, dopo che il dibattito si è riacceso, in particolare a seguito del brutale omicidio della psichiatra Barbara Capovani, emerge anche il dato che ci sono ancora 90 persone in lista d'attesa. A Firenze si è svolto anche un convegno sull'affettività in carcere alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 2024, organizzato dal Garante dei diritti dei detenuti, da Associazione Giovani Avvocati e dall'Osservatorio Nazionale dell'Associazione Giovani Avvocati. A maggioranza viene espresso dal Consiglio regionale apprezzamento anche per l'attività svolta dalla Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Approfondiremo il tema con cifre e analisi tra 7 giorni, quando parleremo anche della legge che vuole rendere i tirocini più efficaci e spendibili nel mondo del lavoro e che si occupa pure della programmazione della rete scolastica, con un potere sostitutivo sulle proposte di accorpamento in caso di inerzia delle province. Infine, diciamo che il consigliere Fausto Merlotti del PD è il nuovo presidente della Giunta delle
elezioni del Consiglio regionale. Merlotti è stato eletto nella seduta che si è tenuta mercoledì, prende il posto di Massimiliano Pescini, recentemente scomparso. Anche oggi parliamo di tante manifestazioni che trovano la loro vetrina qui in Consiglio regionale. Lo facciamo del resto ogni giorno nei nostri telegiornali, adesso facciamo sintesi. Questo è il fine settimana di Torrita Blues, uno dei festival di settore più importanti d'Europa, che si svolge nella centralissima piazza Matteotti di Torrita di Siena, con le star Edoardo Bennato e Travis Blues Band e con una maxi cena blues. È una manifestazione che ormai da 35 anni apre la stagione estiva a Torrita e la in maniera importante, perché è un richiamo che non è solamente musicale, perché il blues è un genere musicale che è, diciamo, di nicchia. In realtà il Torrita Blues che si realizza in quella piazza, che è piazza Matteotti, che è una vera e propria bomboniera al centro del nostro centro storico, è un evento veramente che coinvolge non solo i torritesi ma tanti ospiti che vengono anche apposta dall'estero per apprezzare gli artisti che si succedono nel palco. Sarà la musica indipendente protagonista invece la prossima settimana, dal 5 al 7 luglio, a Chiusi, nel Parco dei Giardini Pubblici, in occasione dell'Arts Rock Fest, un evento pubblico e gratuito. Saranno molti gruppi che si esibiranno in una manifestazione di grande rilievo nazionale e non solo. Stefano Scalamelli, oggi vicepresidente del Consiglio regionale, è stato sindaco di Chiusi. Sì, per me è una grande soddisfazione, ero allora sindaco, un'intuizione che viene da lontano di dare un'opportunità ai giovani di organizzarsi, di promuovere le iniziative di carattere musicale e culturale. È un'iniziativa che è andata avanti grazie ovviamente all'associazione, che è stata partecipe di un processo partecipativo di tantissimi ragazzi, ha il sostegno forte dell'amministrazione comunale, il sostegno del Consiglio regionale della Toscana per cercare di promuovere quella che è una delle iniziative che negli anni è stata anche premiata dal Consiglio regionale con la legge speciale che abbiamo fatto, quando abbiamo voluto dare sostegno non soltanto morale ma anche economico e finanziario a quelle iniziative fatte dai giovani per i giovani. L'Arts Rock fa parte della nostra cultura, sia per il nome che deriva dagli Etruschi e quindi identifica proprio questi aspetti culturali, ma fa parte della nostra cultura perché ormai coinvolge un gran numero di ragazzi, ragazze, giovani, meno giovani, e questo è un grande motivo d'orgoglio per l'amministrazione comunale, che non ha mai mollato di un centimetro anche nel contribuire al buon esito di questa manifestazione. E a Siena, la Fortezza Medicea, dal 24 luglio al 6 agosto ci sarà il Siena Jazz International Summer Workshop, appuntamento artistico annuale molto rappresentativo nella programmazione dell'Accademia Senese, un corso che a partire dal 1977 ha dato inizio all'attività di Siena Jazz. Questa edizione è dedicata a Franco Caroni, storico fondatore dell'Accademia, scomparso a gennaio. Sui 98 allievi che vengono praticamente da tutto il mondo, 18 paesi circa, verranno quest'estate a Siena per confrontarsi, studiare con i più grandi jazzisti nazionali ed internazionali. Quest'anno ci sarà addirittura una certa nazionalità, ma era un evento per cui anche i docenti gli scorsi anni provenivano tutti dai paesi da tutto il mondo. Il Mango Music Festival 2024 torna nella splendida cornice del Parco Il Prato ad Arezzo dal 9 al 13 luglio, con la conclusione il 14 all'alba, con un evento speciale nella Fortezza Medicea, un 20° compleanno con i concerti sempre a ingresso gratuito e con 30 artisti che si alterneranno sul palco per quello che ormai da 2 decenni è uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Vogliamo festeggiare questo compleanno nel miglior dei modi, con una kermesse di artisti molto variegati, tantissimi, e si spazia da Argent Amico, Ross Villain, Africa Unite, Sud Sound System, Cosmo, tantissimi giovani emergenti che stanno percorrendo una carriera importante, stanno crescendo, da scoprire soprattutto, nomi internazionali come Muramasa, John Talabot, quindi grande festa. Ogni giorno dalle 18 si apre Cancelli, ci sarà spazio anche per le eccellenze del territorio enogastronomico, per i mercatini di gadget e poi per visitare la città. Parliamo anche di buona cucina, perché il 1° e il 2 luglio a Prato torna Da Chiostro a Chiostro per valorizzare questa tradizione enogastronomica del territorio e non solo. Terza manifestazione Da Chiostro a Chiostro, scoperta del territorio da un punto di vista enogastronomico, ma non solo quello, l'arte.
Nel chiostro dello Spirito Santo si potrà ammirare due pale importanti, una di Filippo Lippi e l'altra del Ghirlandaio. Il chiostro di San Domenico potremo degustare i ristoranti della provincia di Prato che proporranno quello che è la storia, la cultura neogastronomica della cucina della provincia di Prato. Sant'Agostino, i cui quattro famosi pasticceri, tra cui il campione mondiale, presenteranno nuove proposte per quanto riguarda la pasticceria. È sicuramente una delle prime manifestazioni che segue la sindaca, no? Sì, assolutamente. Poi c'è questo dato curioso che l'ho convocata quando ero ancora consigliere regionale, presidente della commissione, e mi ritrovo a farla ora nel ruolo di sindaca. Quindi sì, sono quei passaggi a volte un po' curiosi, ma ne sono felice perché è un percorso che conosco, perché ormai sono già qualche anno, e esprimo la soddisfazione. Ringrazio sicuramente Confesercenti perché e tutte le associazioni, tutti i ristoratori, tutti coloro che partecipano, perché l'idea di continuare una manifestazione come questa va nella direzione giusta di strutturare un evento che diventi un riconoscimento, e questo fa parte dell'attrazione turistica anche di un territorio. Anche a questa presentazione interviene il presidente del Consiglio regionale Mazzeo. La Toscana non è solo terra di arte e di cultura, la Toscana è anche terra di buon cibo, di ottimi vini, ed è un modo per far conoscere quanta bontà ci sia nei nostri territori. Sono davvero felice che questa conferenza stampa coincida anche con la prima iniziativa pubblica della mia amica, della collega Ilaria Bugetti, nuova neosindaca di Prato. A lei un grande in bocca al lupo, conosco quanto è innamorata della sua città e sono certo che la guiderà nella direzione giusta per le cittadine e i cittadini. Fra 7 giorni parleremo di molte altre iniziative che sono state presentate qui e che si svolgeranno nelle prossime settimane. In particolare parleremo nei dettagli dell'attività dell'ultimo anno del Core, come il Comitato per le Comunicazioni si passa dal Corecom Tour, che ha permesso di far conoscere le funzioni del Comitato in tutte le province toscane, alla risoluzione delle controversie per 800.000 euro restituiti a cittadini e imprese, dal patentino digitale delle scuole alla vigilanza sulla par condicio. Vi ricordiamo infine che è ancora visitabile a Firenze, allo spazio espositivo Ciampi di Palazzo del Pegaso, la mostra Persia, Iran, un viaggio, un'esperienza di vita, la scoperta di un popolo gentile. Ci sono gli scatti bellissimi di Sauro Bani che danno un'immagine dell'Iran e del suo popolo oltre ogni stereotipo. Noi con Regionando ci rivediamo venerdì prossimo 5 luglio alle 21:10 dopo il TG della sera. Repliche in tutto il weekend.